Ciao ragazze, bentornate nel guardaroba di Too Style. Oggi per parlarvi di quali sono i look e gli outfit giusti per il vostro weekend d'autunno, ho pensato a tre soluzioni differenti, ovvero come partire. Io per esempio indosso un outfit dal sapore molto anni 70, nel senso che indosso un maxi pull, una gonna a ruota, e il concetto del maxi pull si sposa perfettamente con questa tipologia di gonna perché comunque vi lascia partire comodamente, non avete bisogno di indossare nient'altro sotto, ma sarete assolutamente perfette lasciandolo anche sblusato sulla vostra gonna. E poi aggiungete un paio di stivali, anche questi molto anni 70 devo dire, ma tutto reinterpretato in chiave assolutamente moderna, e che coprono fino al ginocchio, sono quelli che noi chiamiamo cuissard in gergo, e hanno solitamente il tacco grosso, detto block heel, in maniera tale che voi possiate partire quindi comodamente. Poi una tracolla come questa, io l'ho messa a bordeaux ma perché sposa un po' tutti i colori che indosso, però anche in cuoio va benissimo. Andiamo a vedere quindi cosa ho messo davvero in valigia. Allora, cuissard in pelle dal sapore anni 70, quindi block heel, che come vi spiegavo è il tacco grosso che vi permette di camminare comodamente tutto il giorno, quindi anche per la partenza o per il ritorno. Poi ancora non deve mancare assolutamente in valigia un paio di occhiali, io li ho scelti maculati come questi anche perché è il trend di stagione. A questo punto guarderei il primo outfit per il giorno dopo. Seconda opzione, ovvero come vestirsi il giorno dopo la partenza. Il concetto è un po' quello di mettere un abitino leggero, come in questo caso lo chemisier che indosso, a cui abbinare un maxi pull. Decidete voi se portarlo così sblusato, morbido, o di abbinarci una cinturina in vita per conferire una proporzione diversa. Poi una tracollina, perché io solitamente quando sono in giro non ho voglia di avere la maxi bag piena di roba dentro, per cui tracollina da portare in questo modo, un paio di bitole o comunque di stringate maschili per essere comode, comunque rasoterra, e poi se passate dall'albergo, comunque passate da casa per rinfrescarvi, potete continuare a utilizzare lo stesso vestitino, vi togliete il vostro pullover e a questo punto potremmo abbinarci o un sandalo per rendere il tutto più prezioso e comunque più serale. Non dimentichiamo un paio di collant, io sarei per le super coprenti, quindi 80 denari, 100 denari, che comunque fa anche look. Un bracciale come questo, impreziosito da pietre. Una collana, sempre con delle pietre, dei cristalli, comunque qualcosa che vi dia luce e illumini il vostro outfit. Poi abbinerei la stessa tracollina che avete usato durante il giorno, perché comunque è tattica. E poi che dire, per la partenza o riutilizzate lo stesso cuissard che avete usato per la partenza, quindi tacco grosso per essere comode tutto il giorno, o ancora uno stivaletto sempre di ispirazione English come questo, stringato con fibbia, quindi raso terra. Poi jolly per il vostro weekend, un cappotto che si sposa con tutti gli outfit che avete previsto. Per cui devo dire, una valigia, un trolley assolutamente intelligente, pochi capi, pochi accessori ma efficaci, d'impatto, che vi aiutano a sentirvi comode e fashion per tutto il weekend. Ciao ragazze!